Fuori piove, ma com'è il tempo nel tuo cuore? I comuni di tutto il Giappone stanno raggiungendo i reclusi sociali di mezza età, cercando di aiutarli a trovare il loro posto nella società, senza concentrarsi esclusivamente sul farli entrare nel mondo del lavoro. Il Giappone ha infatti circa 540.000 persone di età compresa tra i 15 e i 39 anni, che a parte occuparsi di piccole faccende domestiche si isolano dal mondo esterno per 6 mesi o più per volta, secondo una stima del governo del 2016. Secondo alcune testimonianze, questi cittadini reclusi prolungano i ritiri causando preoccupazione per il futuro quando i loro genitori invecchieranno e diventeranno sempre più incapaci di sostenerli fisicamente, finanziariamente o entrambe le cose. Già nei primi anni 2000 il governo nazionale aveva tentato di aiutare con programmi di formazione professionale, ma lo sforzo si rivolgeva solo a quelli con meno di 40 anni, escludendo le persone di mezza età. La capitale di Hokkaido, Sapporo, sta cambiando il suo approccio, aiutando le persone socialmente ritirate della città a fare piccoli passi avanti, piuttosto che costringerle ad un enorme salto. Fuori piove, ma com'è il tempo nel tuo cuore? Un membro dello staff di sesso maschile ha posto questa domanda ad un gruppo di circa una dozzina di persone tra i 30 e i 50 anni, durante una riunione nel centro di Sapporo a luglio. Riunione organizzata con l'obiettivo di aiutare le persone isolate a prendere piede nella vita di tutti i giorni. Lo staff è composto principalmente da persone che hanno sofferto di una tendenza a rifiutare il mondo esterno e che possono quindi entrare in empatia con ciò che dicono i partecipanti, secondo il gruppo. Una donna sui 30 anni che ha preso parte alla sessione ha detto che si è unita perché voleva essere in grado di parlare alle persone, anche solo un po'. Ha confessato di aver faticato a socializzare sin da quando era alla scuola superiore e si considerava incapace di lavorare quando si laureò all'università ed entrò in un mercato del lavoro che all'epoca era molto stretto. Per i seguenti 16 anni ha trascorso la maggior parte delle sue giornate nascosta nel suo computer e nei suoi manga. Quando però suo padre si ritirò, capì quanto avesse bisogno di un cambiamento. Al raduno ha giocato a giochi di carte e parlato con gli altri. Quando se ne andò, le sue previsioni del tempo interne erano migliorate da piovoso a nuvoloso. Durante il periodo di un anno, il governo di Sapporo ha ricevuto circa 1000 richieste da famiglie con un membro che viveva la propria vita tagliato fuori dalla società. Circa il 30% ha coinvolto persone di 40 anni o più. Junya Sugawara, un funzionario della città di Sapporo incaricato di fornire assistenza, ha affermato che il raro legame con associazioni no profit è stato necessario per attirare i molti rinvii della città. Queste persone sono molto diffidenti nei confronti delle autorità amministrative, in quanto pensano che saranno costretti a fare cose per le quali non si sentono pronti. Il Giappone affronta quello che la comunità del benessere definisce il problema 80-50, in cui queste persone isolate raggiungono i 50 anni quando i genitori compiono 80 anni, un periodo in cui è più probabile che si ammalino o abbiano bisogno di assistenza infermieristica. Questa confluenza di fattori può mettere a dura prova l'intera famiglia. Portando assistenti sociali con background psichiatrici al raduno, la città spera di collegare i partecipanti con il supporto di cui hanno bisogno, ha detto Sugawara. Gli sforzi locali per affrontare il problema sono in corso anche nelle prefetture di Hyogo e Kumamoto, nonché nelle città di Hamamatsu e altrove. Il programma di assistenza al lavoro passato del governo non ha necessariamente soddisfatto i bisogni di queste persone e il limite di età, ma ha solo prolungato la loro reclusione, ha detto Atsuki Tanaka, a capo del Letter Post Friend Consultation Network. Ciò che è importante è il processo con cui costruiscono la forza in un posto a cui appartengono e cercano di fare il primo passo avanti da soli. E voi conoscevate questo fenomeno? Cosa ne pensate? Come al solito fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.